delle origini e della e del ruolo, insomma, dell'Interland. Prego, Massimiliano Manfredi. Allora, innanzitutto buonasera. Buonasera a tutti e diciamo condivido un sentimento anche di emozione stasera con l'amico Giovanni, perché diciamo con cui sto lavorando bene ed è una delle persone che voglio ringraziare per averci aiutato, per avermi aiutato a costruire questo progetto con grande generosità, come sta facendo su altri comuni di questo territorio, dove stiamo cercando di mettere in campo una classe dirigente che sappia essere capace di cogliere le grandi opportunità che ci sono. Però lui ha vissuto un'emozione di amici, familiari, voi sapete, io vi conosco quasi tutti, ecco, diciamo così. È per me particolarmente emozionante stasera essere qui, benché ho avuto la fortuna, anche grazie a tanti di voi, di poter fare tante cose, perché in questa città 13 anni fa è iniziato un lungo viaggio che mi ha riguardato. Sono una persona sulla quale questa comunità politica, questi amici hanno investito con grande coraggio. E logicamente vedere al mio fianco una persona come Sabatino mi emoziona. Lo dico senza pudore, senza difficoltà. Vedere tanti di quei ragazzi che hanno avuto il coraggio di fare quell'investimento oggi candidarsi al governo di questa città è il significato non di un rapporto leale di fedeltà, ma come diceva prima Giovanni, che abbiamo seminato bene, perché la politica è coraggio, è passione, è studio, è impegno, valore. La politica è una cosa bellissima se fatta bene. E logicamente per chi come noi, per chi come me si è speso per questa classe dirigente, è emozionato a vedere che sono pronti per accettare quella sfida. Lo diceva prima Giovanni, era emozionato anche lui prima, diciamo così. Eppure abbiamo affrontato ben altre platee. Però se siamo qui, noi siamo parte di un viaggio. Siamo parte di un viaggio che è iniziato 13 anni fa. Abbiamo delle persone in questa lista e ringrazio tutti i candidati, ringrazio Toni, Franco, Sebastiano e ringrazio tutti quelle ragazze e ragazzi che sarebbero potuti essere al posto di Sabatino, ma che hanno saputo fare squadra con lui, perché questa è la politica, stare insieme per arrivare agli stessi obiettivi. Ringrazio Gianfranco Meo, il sindaco uscente, con il quale ho lavorato benissimo. Ringrazio Angelo Sirignano, che ha fatto una sfida complicata 5 anni fa, ma anche grazie a lui si è arrivati a questo punto. Anche grazie a lui. Ecco, noi oggi però dobbiamo renderci conto, diciamo, non è il tema degli affetti, della sfida, dobbiamo renderci conto quali sono i nostri obiettivi. Noi siamo qui in una campagna elettorale che innanzitutto è per Visciano e non è contro nessuno. Di là ci sono avversari che sono sfidanti per noi, sono amiche, sono amici, e noi non siamo contro, noi siamo per, ma abbiamo la consapevolezza in tutti questi 13 anni con loro di aver maturato i requisiti, la capacità, la maturità, l'esperienza per poter far fare un salto di qualità a questa realtà, che è una realtà negli ultimi anni che è stata ben amministrata. Quindi noi abbiamo il dovere, ragazzi, di alzare l'asticella. Ecco, Sabatino ricordava la mia prima esperienza da parlamentare, ricordava il decreto Terra dei Fuochi, ricordava degli esempi. Ricordo quando nel 2017 questa piccola comunità fu in grado di prendere, l'unico comune della provincia di Napoli, il finanziamento per il centro storico di 1,7 milioni dalla presidenza del Consiglio dei Ministri. Comuni più grandi non ci riuscirono. Ricordo ancora quando all'epoca il sottosegretario Lotti mi chiamò e mi disse: caspita, un comune tuo di 5.000 abitanti è riuscito a batterci tutti contro, ma hanno fatto il progetto migliore, perché si parla dei finanziamenti. E quindi io e Giovanni lo ricordiamo spesso, cioè qua ogni tanto, vedete, anche fastidiosamente vedo qualche ex collega, qualche collega consigliere regionale, qualcuno che sembra che va in giro come la Madonna a portare soldi avanti e indietro come se li distribuisse lui. Basta questa idea in bianco e nero della politica vecchia di 25 anni fa, è finita, basta. Per attrarre le risorse sono opportunità.
ma serve una classe dirigente capace. Quando Visciano ce l'ha fatta, e ce l'ha fatta su molte cose, è perché i tecnici del comune, è perché gli amministratori di allora, i professionisti locali si sono stretti attorno a questa realtà e hanno presentato dei progetti migliori. O pensate che io e Giovanni passiamo il tempo a truccare graduatorie o a fare questo? Perché si è sempre investito in questa realtà sulla qualità, e bisogna dare atto che oggi, se noi facciamo una campagna elettorale dove ci poniamo il tema di migliorare ancora, dove non